Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Inizia in questo momento il quarto capitolo. E oh ragazzi, qui ci sarà da divertirsi. Ehi Link, dove stiamo andando? Devo fare commissioni per mia madre nel quartiere commerciale, vuoi venire? Allora hai sentito, stanno succedendo un sacco di cose strane ultimamente. Nani? Sì, è questo il posto dove le cose diventano giganti all'improvviso? Sì, proprio come è successo alle verdure del signor Verdi. Che cosa strana. Ah! Quei rubri non promettevano nulla di buono. Ma bambina, ragazza. Ci avrà 15 anni almeno. Che diamine! A proposito di cose giganti. Oh, che bello lui. Proprio lifestyle. Ma chi è che respira così forte? Link, la tua testa, le è successo qualcosa? La mia testa è enorme! È così pesante, come può essere successo? Non ti farà bene alla schiena, lascia che ti aiuti, Link. Ah, ma si può fare così? Davvero? Che sollievo! Grazie, Whisper. Credi che tutto questo sia opera di uno yokai? Ma perché solo la testa? Anche il corpo doveva diventare gigante. Cosa mi avolo? Siete come due gocce d'acqua, mia. Stai parlando con me? Wow, questo yokai è enorme, Guarda, hai pure degli amici yokai? Ma quello è lo Yokai Watch? Ma allora, tu sei... Sei tu l'aiutante coraggioso ed esperto che stavo cercando! Manganello! Bellissimo nome. Nello. E chi è Nello? Ascoltate, il mondo sta per affrontare una crisi di enormi proporzioni. Ci serve il tuo potere, il potere di colui che può fare amicizia con gli yokai. Ok, mi sono perso. Di che stai parlando? Quale crisi? Un mio amico ha bisogno del tuo aiuto. C'è un legame profondo tra voi. Un tuo amico? Sei sicuro? Non credo di frequentare il tuo stesso giro di amici. Ne riparleremo quando arriverai a Harrylandia. Oh! Wow! Harrylandia. Devi andare ad Harrylandia. Harrylandia, vai lì. Harrylandia. Devo andare ad Harrylandia. A Harrylandia. Ok, quindi si va ad Harrylandia. Andiamo a Harrylandia, che bello. Se non si era capito, ragazzi, dobbiamo andare ad Harrylandia, eh. Ricordatevi il nome Harrylandia perché è un nome importante a quanto pare. Mi serve qualcos'altro? Che significa tutto questo disordine? Questo non è disordine. Sto facendo i bagagli per andare a trovare mia nonna. Tua nonna? Fra la conoscenza di tua nonna, Link. Già, viva Arilandia, è come se sentissi il bisogno di farle visita. Una volta ogni tanto, una volta all'anno. Bene, Link, hai finito con i bagagli? Pronto a partire? Sì, almeno credo. Forse mi servono altri 5 minuti. Va bene, dopotutto è la prima volta che vai a casa della nonna da solo. Lo so, è piuttosto eccitante. È vero, a proposito, dove sono finite le brioche? Volevo che le portassi alla nonna come ringraziamento per la sua ospitalità. Ah, scusa, non ne ho proprio idea. Neanche papà. Credo che darò un'altra occhiata in cucina, ma dove saranno? Brioche scomparse, che sia opera di uno yokai? Ma per favore, non è che tutti i mali del mondo sono causa di uno yokai? Non ne sono così sicuro. A quanto pare sì, invece, è proprio colpa di Shibanien. Whisper ha ragione, ci stai pensando troppo. Tieni, mangia, rilassati. Ma lui pure mangia tranquillo! Ma ci avete messo un po', eh? Aspetta un po'. Non saranno mica le brioche per la nonna, fermati! Ah, qui se c'era il 3D era perfetto. Scusa, Gibanian, ho un po' esagerato. Adesso come facciamo? Andiamo a comprare altre brioche? Beh, con le lotte vinte con gli yokai. Ah, giusto, le brioche la fai andare, Link. Voglio portare anche un regalo di ringraziamento alla nonna. Che gentile, perché non fai un salto al negozio in corso del commercio? Subito.
Ecco un po' di soldi per le brioche. Oh, proprio quello che ci servivano, soldi. E allora, quali brioche scegliamo? Quelle dell'anima, ovviamente, no? Grazie. Oh, che belline. Meglio di quelle dello spirito, sicuramente. Mamma, sono tornato! Presto partiremo per Irlanda, Link, finalmente! Che bellezze. Ah, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di partire per Irlanda. Eccoci qua, belli e riposati. Andiamo a Irlanda, finalmente! Non vedo l'ora di conoscere tua nonna. Non scordarti di salutare i tuoi. Ma no, non ti preoccupare, Whisper. Non mi dimentico di salutare. Papà, io parto e non torno più. Sì, ho preso già le brioche. Sì, ho preso dolci anime. Stai tranquillo, non accadrà nulla di male con dolci anime. Ecco le brioche. Ottima scelta, dolci anime. Va bene, mamma. Certo che voi proprio siete due opposti. Vabbè, gli opposti si attraggono, no? Non importa però, andiamo ad Irlanda! Yeah! Prima però passiamo da Valdoro Centro. Bisogna prendere il treno, sennò che ci andiamo a piedi. Non arriviamo più, non arriviamo. Oh, guarda che bello Valdoro Centro. Qui proprio lo snodo di tutte le attività più importanti. Case discografiche, palestre, teatri, uffici soprattutto. Che bello, eh? Proprio si respira la modernità. Ah, Link, una volta che viaggi in treno sono eccitatissimo. Anche sono eccitato, è come se partissimo per un'avventura. Dove hai messo la mappa che ti ha dato tua madre? Ah, nella sezione oggetti missione dell'inventario. Sì, non ti preoccupare, so come arrivare ad Irlanda. Più o meno. Ah, oh oh, ma già c'è lui qui? È un po' presto, scusami, eh. Compriamo un pass giornaliero. Ottimo. È un po' presto per lui. Ci torneremo quando sarà il momento. Ah, c'è anche la caccia ai timbri, eh. Espresso centrale per Largo Fortuna. Oh sì, è quello che ci serve. Questo. Espresso, tra l'altro, per fortuna. Vi ringraziamo per aver usato la linea centrale. Prego. È un diretto, quindi non dobbiamo fare ogni fermata, per fortuna. Ah, e poi prendiamo la linea Eco per arrivare ad Irlanda, passando però per Verdi Prati, Parco del Tempio, Cascate e Vallone. Sì, è un po' lunga la strada, un po' di fermate, però è l'unica linea. Fin quando non prendiamo Traspec, certo. In arrivo a Largo Fortuna. In arrivo a stazione Largo Fortuna. Siamo arrivati a capolinea, e beh certo. Oh, eccoci qua, siamo arrivati. Quindi ora dobbiamo aspettare che arrivi il treno per... Oh, ci compenetriamo. Oh, mi sta inglobando, no! Morto. Dobbiamo aspettare il treno per Irlanda, la linea Eco. Eccolo qua, treno locale, linea Eco per Irlanda. E anche le altre fermate, certo. Però sì, per far capire al giocatore che, ehi, guarda che devi prendere questo, se no non va da nessuna parte. Per aver usato la linea Eco. Prego. In arrivo a stazione di Irlanda. Oh, eccoci qua, finalmente. Arrivati a Irlanda dopo un interminabile tragitto in treno. Beh, se non altro, l'unica cosa buona dei treni giapponesi è che sono sempre in orario, sempre. Il ritardo massimo è di 2 minuti totale tra tutti quanti i treni, come arriviamo a casa della nonna da qui? Ehi, Link, credo che sia caso di controllare quella mappa. Ma lo so come ci si arriva, col bus, ma non è vero, quale bus? Non c'è nulla qui. Bisogna aspettare... Sì, però la visuale perché è storta, ecco. Qui. Sì, saliamo con il bus, dai. È ovvio, non possiamo fare altrimenti. Ah, che bello, guardalo. Vecchio proprio, vecchio stampo. Vuoi prendere l'autobus? Sì. Cosa faccio se no? Non lo prendo? Ah, questa sì che è un villaggetto proprio, è rimasto tale e quale. Poi ci si sposta per andare nella grande città. Per andare a studiare. Si conoscono i primi amori. E poi ci si sposta in città definitivamente. La vita giapponese, praticamente, no.
Sto generalizzando molto. Nonna, sono arrivato. Oh, ciao, Bill the nonna. E lei tua nonna, Link, mi piace già. Whisper, stai calmino, eh. Sono così felice di vederti. Ero preoccupata di saperti da solo in treno. Le nonne si preoccupano sempre. Ma ora vedo che non ce n'era bisogno. Come sei cresciuto? Che classe fai? Nonna, mi avevi visto nascere. Mi sarei venuto a trovare in ospedale quando sono nato 11 anni fa. Quinta elementare. E viaggiare in treno è stato bellissimo, troppo divertente. Sì, quinta elementare, perché in Giappone la scuola, oltre che arriva fino alla sesta elementare, funziona in modo diverso. Quando ci sono le vacanze estive, si riprende l'anno, ma sempre dalla classe che si era lasciata poco prima. E funziona in modo strano. Mi fa piacere sentirlo, così ora puoi venire a trovarmi più spesso. Beh, devi essere stanco del viaggio, camminiamo verso casa. Sì, l'unico downside di camminare verso casa è che è molto molto lenta. Perché se poi vado avanti, la nonna si ferma. Non è che dici arriva, no, si ferma. E se va troppo avanti lei, si ferma lei. Sì, nonna, sono qui, ti seguo. Ti seguo, guarda, sono bravo, gioco anche con lo Yokai Watch nel frattempo. Sono un genio. Tra l'altro si ferma anche a chiacchierare con le altre nonnine. Sì, sono così educato, certo. In realtà sono qui per un motivo ben preciso. Non so quale. Il fatto è che è apparso un gatto gigante che mi ha detto devi andare ad Arrilandia. Ed io, ok. Ed il camminare della nonna è più veloce del nostro camminare, perché noi in genere corriamo. Cosa succede qui, nonna? Ah, dobbiamo entrare in negozio? Ok, cioè se non fosse un videogioco, ok, ma... Negozio, però arriviamoci al negozio prima, scusami. Ho gli spasmi. Eh sì, la vita scorre proprio lenta in questo villaggio, eh? Già, da cosa lo denoto? dalla noia che mi sta perplimendo ora per arrivare a casa. Eccoci arrivati, fai come se fossi a casa tua. Wow, è proprio come me la ricordavo. Non è qualcosa da dare alla nonna, Link? Serve un indizio? Sì, tranquillo, Whisper. Oh, tuo nonno le adorava, ti ricordi come onoriamo la sua memoria? Sì, porgiamo un'offerta davanti all'altare di famiglia. Già, in Giappone si fa così. Si offre... Onore al nonno. Ah, devo andare in casa. Pensavo alla tomba là dietro. Ok, ok. In casa. È giusto. Certo, stanno in casa, ovviamente. Le foto dei familiari ormai deceduti, purtroppo. Ci si inginocchia. Si dà il tè. O comunque sia qualcosa simbolico. Nathaniel, ti farà piacere sentire che Link rispetta la tradizione. Ti ha anche portato un'offerta squisita e originale. Brioche, le tue preferite. Ah, il nonno. L'uomo nella fotografia è tuo nonno? Sì, ma non l'ho mai conosciuto. Se n'è andato prima della mia nascita. Mi dispiace che tu non abbia conosciuto tuo nonno, Link. Era forte, intelligente e molto attraente. È come se l'avessi conosciuto, però. Mi ha raccontato tante cose su di lui. Ah, deve essere vero amore se tuo nonno ne parla ancora dopo tanti anni. Anche perché hanno passato una vita intera insieme, quindi è impossibile non parlarne. Bene, cosa ne dici se inizi a preparare la cena? Sarei affamatissimo, Link, dopo un viaggio così lungo. Mi sembra un'ottima idea. Ok, quindi io vado fuori a fare un giro prima di cena. Certo. Andiamo a controllare un po' il paesaggio, va, di questa vecchia cittadina. Ah, le missioni clave! Conclave. Va bene, iniziamo dunque con le prime missioni. Vediamo un po' qual è. I segreti della gemma G. Oh, ok, questa è interessantissima. Dobbiamo dirigerci al tempio di Arrilandia, va bene. Come si esce da questa casa? È normale che Arrilandia abbia un tempietto dove appunto si pratica roba in generale. Non è una messa quella che fanno loro, perché i templi, a parte che sono shintoisti, buddisti, tutto quanto il resto. Però è innegabile che non ci fosse una missione legata appunto ad un tempietto. Hai degli yokai insieme a te, li hai portati per quella faccenda? Whisper sta parlando della fusione yokai?
Fratello Zen del Tempio della Rattavia non ti aveva già chiesto lo stesso? Sì, dovrebbe trattarsi di questo. Oh, no, 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 parlo della gemmagia, la gemmagia di yokai. Gemmania? Di che stai parlando? Gemmagia, si chiama gemmagia. È l'arte di cristallizzare l'energia yokai nelle cosiddette gemme dell'essenza. Se dai queste gemme ad altri yokai, le loro abilità saranno potenziate. Eh? In più puoi fondere insieme due gemme, fondine due simili per avere dei bonus. E come? Lo yokai che usa le due gemme fuse insieme sarà ulteriormente potenziato. Ottimo, è fantastico! Whisper, sei certo di aver capito? Certo che sì, ho capito perfettamente! Quindi proviamoci, facciamo la gemmagia. Cominciamo con la gemmagia degli yokai. Abbiamo un piccolo problema però. Ti serve un germoglio di bambù? Ne vendono al mercato montano. Ok, il negozio è qui vicino. Non so perché serva un germoglio di bambù, ma lo facciamo molto volentieri. In fondo l'importante è andare avanti, no? Ecco qua, nel mercato montano. Perché siamo in montagna. Abbiamo preso il germoglio di bambù, fratello grande saggio. Non è vero, questo è grande saggio. Perfetto. Quindi, possiamo... Ah, con la pancia piena può impegnarsi nella gemmagia. Bravo. Perfetto, cominciamo allora, dai. Ah, finisce così, non devo neanche scegliere gli yokai. Va bene comunque, dai. Anche fratello Zen non è che me li facesse fondere. Solo se volevo. Difesa più 25. Forse G-Banyan. Ok. Scena bonus. Ah, poverino. Ah, super però. Attenzione, questo è importante, eh. Che mi dai? Moneta gialla. Andiamo a usarla alla slot allora. Il problema è solo uno. Non posso tornare a Valdoro. Ci vorrebbe troppo tempo. Ok, non è tempo di pescare. Bisogna andare a nord, vicino alle cascate, ok. Mi pare giusto. Qui ci si potrebbe andare ora, ma non è il caso. Tanto poi bisognerà andarci per forza. Non mi pare ci si vada per forza, ma se uno vuole. Qui c'è un oggetto. Oh, biglietto. Oh, mio Dio. Questi su Yokai Watch 3, ragazzi. Mi avete proprio assillato per averli. E questa cos'è? Una statua, ok. Erba fetida. Che bello. Ma guarda un po' se non è Kamikappa. E chi altri? Da un po' che non ci vediamo, Link. Oh cielo, che c'è mi fino ad Arrilandia solo per incontrare Kamikappa. Forse il destino serve qualcosa per noi. Oh no, spero che non fosse il destino. Mi è successo qualcosa di terribile. Stavo galleggiando sul fiume all'ora del pisolino, niente di nuovo. Quando mi sono svegliato ero alla deriva nel bel mezzo dell'oceano. Quando andato alla riva, ma sono finito qui. Il fiume mi ha fatto viaggiare. Kamikappa davvero è sonno pesante. A chi non è mai successo di appisolarsi e risvegliarsi in posti strani? Come quando ti addormentavi sul divano e ti risvegliavi sul divano e capivi che la tua infanzia era ormai finita. Breve storia triste. Che hai intenzione di fare ora? Torni a casa o che ho intenzione di fare? Pescare, ovviamente. I fiumi nei dintorni sono famosi per i loro pesci d'acqua dolce. Ma certo, forse puoi essere tu la risposta a tutti i miei problemi. Sto avendo un po' di difficoltà, vuoi aiutarmi? Se questo ci dà una canna da pesca, perché no? È per questo che sono qui. Oh, come? ok, bisogna... più un seppo di incontifante e continuano a incantarmi. Ah, perché contifante... Che razza di yokai è? Se mi ricordo bene, ecco... Le vittime incantate da questi yokai sentono il bisogno urgente di... Di? Insomma, vuol dire che mi scappa! Ah, pescare così sarebbe difficile con tutta l'acqua che scorre. Un giorno gliela farò pagare a quelli. Dunque, lungo l'ansa del fiume. Quindi sulla riva del fiume praticamente. Tipo qui. No. Tipo qua. Queste parti qua. Ok, allora vediamo un po' di continuare. Ecco qui. Livello D addirittura. Rango D. Ok. Ci sta. Qua
Quanto è difficile beccarlo, ehi? Incontifante! Più o meno, mi pare che fosse questa la voce, mo non ne sono sicuro. Ecco, 3, perfetto, va. Un attimo. Aspetta, ci penso io. Facciamo un bel energy, Marti Shibanyan. Beccatevi questa, incontifanti. Oi, resistenti! Ah, perché hanno la... Ok. Onigiri, to, mangia! Oddio, magari questo qui in squadra, sai? Però c'ho già un difensore. Un difensore che tra l'altro non ho messo in squadra. Accidenti, sono sbagliato. Tra le altre cose, incontifante, oltre a fartela scappare, è anche un sigillo. Quindi potrebbe rivelarsi utile se cercate di completare tutti quanti i sigilli. Eccoci qua, abbiamo risolto il tuo problema, spero. Ora finalmente posso pescare senza distrazioni. Ah, voglio darti un piccolo segno di riconoscenza. Per sbaglio oggi ho portato più canne da pesca di quante me ne servano. Perché non ne prendi una come ringraziamento? Che bello, sì! Adoro pescare! Sai cosa avrei sempre voluto fare con un compagno di pesca? Fare una gara di pesca, che ne dici, amico mio? Ci sto, che dobbiamo pescare? Le carpe. Il primo che pesca 3 carpe vince. Bisogna quindi pescare 3 carpe, ok. Bella questa. Bisogna fare attenzione, ragazzi, questa. Oh yeah, preso. È raro, sì, la carpa. È la seconda presa. E con questa sono 3. Ne ho prese sì 3, ma una era rara, quindi non conta. Prendiamone quindi un'altra. Kamikappa, abbiamo fatto 3 carpe pescate. Guarda Kamikappa, ho vinto la gara. Ti prego, scordati della gara. Se mi muovo di un centimetro esplodo. Che stai dicendo? Che mi scappa? No, forse un incontifante l'ha incantato mentre vincevamo la gara. Hai proprio vinto la gara di pesca, Link. Congratulazioni. E non la tiene più. Non me la farà addosso, perché sennò davvero ti prendo e ti torco il collo, Bene. Perfetto, vediamo un po'. La scena, voglio dire la scena bonus. Scegliamo anello fatato. Oh, scena bonus, che mi interessa di più. No, infatti, che peccato. Bene, manca solo una missione chiave, vediamo qual è. Il vero nascondino. Il bambino della zona sta cercando qualcuno con cui giocare a nascondino sulla collina rigogliosa di Arrilandia. Ok. Sembra facile questa, ragazzi, ma potrebbe impegnare, Ciao, bimbo. Ehi, è la prima volta che vieni qui, vero? Beh, io e i miei amici vogliamo giocare a nascondino. Gioca anche tu. Queste sono le regole. Se catturi 6 di noi in 2 minuti hai vinto. Ok. Molto bene, cominciamo. Non so perché questo bambino ha la voce un po' così rauca, bassa, ma... È un personaggio, prendi 6 entro 2 minuti. Sì, la zona comunque sia, ragazzi, è piuttosto... piccola, quindi prima o poi li prendi perché passano sempre dagli stessi punti. Ehi, dove scappi, Jimmy Jammy? Vieni qua. Ciao! Ma quello che stava nel canale doveva passare? Ma, ehi, ti ho preso. Jimmy Jammy. Oh, oi! Oi, 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 ti ho preso. E vai, sono 4. Si chiama Lampo, non oggi, amico mio, non oggi. Questa non si è neanche accorta che stavo arrivando. Aspetta. Opla, opla, preso. Bimba assurda, cosa? Che nome è bimba assurda? Poverina. E sei presi in 30 secondi? Quanto ci ho messo? No, ho perso. Sono più veloce di quel che sembri, sai, giochiamo ancora qualche volta. Credo che questa sarà l'ultima volta che gioco a Yo-Kai Watch 2 per un lungo periodo di tempo, caro mio. Quindi mi sa che non giocheremo. Questa, stemma di Ermete, sì.
Non tutti gli yokai usano la forza bruta, ma anche lo spirito. Lo sapevo. Perfetto, ok. Questa è fatta. La peste è perfetta. Questi libri, ragazzi, possono servire se volete proprio dare delle personalità particolari ai vostri yokai. Io personalmente non do questi libri ai miei yokai perché la loro personalità, secondo me, influisce sì ma poco. Però se volete darli... C'è qualcuno? Cos'è stato? Mi è parso di sentire qualcuno che gridava. Davvero? E perché qualcuno dovrebbe gridare? È un posto così tranquillo. Qualcuno mi aiuti! Ok, stavolta ho sentito anch'io. Penso che provenga dalla collina dietro casa. Meglio controllare, Link. Forza! Dalla collina dietro casa. Va bene, ragazzi, allora controlleremo chi sta gridando, ma nel prossimo episodio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione i link per gli social che vedete a schermo. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!